oggi il primo sponsor dei A Villa dei Cedri, una giornata molto importante. Oggi molto importante, è la prima volta che organizziamo un evento così, il club, il presidente, la società, insomma tutti noi, tutto lo staff l'ha voluto fortemente. È un premio che diamo a tutti i nostri partner, chi crede e investe con noi. L'obiettivo reale non è solo quello di far vedere il Verona di domani, ma anche quello di ringraziare chi è con noi da diversi anni. Assolutamente, l'obiettivo è proprio premiare, stare insieme con tutti i partner, gli stakeholder che sono stati vicino a noi prima, lo sono adesso e speriamo lo saranno in futuro. Se si investe sull'Hellas Verona si parla di passione, si parla di tifosi, si parla di calcio e si parla anche di un territorio importante come quello di Verona e di tutto il veronese. Hai avuto la percezione che di passione ce n'è tanta qua? Qua ce n'è di passione, no, ma ce n'è davvero tanta, c'è tanto seguito, c'è un potenziale incredibile che si è esploso in tutte le sfaccettature che abbiamo visto oggi, cioè dai bambini delle scuole calcio a quelle che sono tutti gli eventi organizzati che ruotano attorno al Verona, di cui non si sa neanche l'esistenza. C'è un potenziale per le aziende che devono comunicare, investire in comunicazione, che è assolutamente da sfruttare e soprattutto da conoscere. Speriamo che sia uno dei primi di una lunga serie, perché abbiamo bisogno di coesistere anche con le altre imprese che fanno gli sponsor, perché se non siamo i primi che producono business all'interno di questa grande realtà che è l'Hellas Verona che amiamo, allora andiamo in difficoltà. Tu sei partito da lontano ad accompagnare il Verona in questa sua avventura in Serie A con il presidente Setti, è ripartito già con Martinelli. Ti chiedo, si vede la crescita che vuole dare questa nuova società al brand Verona? Sì, io sono partito con il nostro amico Giovanni Martinelli dalla B. Sicuramente si vede il passo in avanti che abbiamo fatto negli anni con questo nuovo presidente, con il nuovo direttore generale, e stiamo cercando di guardarci attorno. Sicuramente abbiamo visto dei bei risvolti e speriamo che siano grandi passi anche con il nuovo arrivo di Marco. Speriamo che l'azienda nostra del Sec Punteggi e le altre aziende insieme possano veramente dire alle altre realtà la sua anche in campo nel nostro business. Una giornata molto utile, molto divertente anche sotto alcuni aspetti, ci ha dato la possibilità di interfacciarci anche con gli altri sponsor dell'Hellas Verona. Fa tutto parte di quel processo di crescita che noi come main sponsor vediamo all'interno della società. Onestamente penso che sia stata un'iniziativa lodevole quella a cui abbiamo assistito oggi. Io credo che anche nel piccolo, il mio è un negozio e quello che è la mia immagine, io sono riuscito a portarla nell'ambito territoriale, quindi a livello anche di provincia, Verona e provincia. E anche con, io dico una piccola parte, che questa collaborazione che c'è fantastica con il Verona, c'è la possibilità di dare qualcosa all'Hellas, che poi fa piacere ai tifosi, ma di riceverla anche, perché a livello di immagine e di soddisfazione, il tifoso affezionato, legato, che segue il Verona, c'è sempre, è una cosa che è dentro nel cuore di molti veronesi. Sono molto contenta, abbiamo, come si dice, appunto iniziato il primo sponsor day, l'abbiamo aperto ufficialmente, mi sembra che sia andato tutto molto bene, la cornice c'è e soprattutto un po' questo spirito di novità, di innovazione che mi sembra che la presidenza del Verona Hellas stia portando avanti in maniera sempre più, diciamo, sistematica e conseguente, e a noi fa piacere far parte di questo percorso. L'abbiamo fatto qui la prima giornata del pre-ritiro a luglio scorso e quindi adesso il primo sponsor day, ci piace essere un po' i primi, diciamo, come parco termale e soprattutto come società che sta accompagnando in questo nuovo percorso appunto l'Hellas Verona. Mister Bastardic, data la sua esperienza, cosa è successo contro il Cesena? È veramente stato un casino, perché stavamo vincendo 3-0, dopo in secondo tempo è andato tutto male, purtroppo abbiamo finito birra, veramente, quindi i giocatori sono trovati così, spiazzati, veramente. Per rialzarsi dopo questo pareggio, un acquisto che farebbe? Ma stiamo lavorando per portare un grande nome, Tony. Gioca già con noi Tony? No, Chef Tony, veramente.